Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci tornati per il proseguo del video dei cavalletti. Quindi oggi andremo avanti con la realizzazione dei cavalletti. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, avevamo il nostro schema, avevamo detto che facevamo 80 il piano sopra del nostro cavalletto per un'altezza massima totale di 85 con due gambe da 50 centimetri. Quindi visto questo, qua ci sono i pezzi che abbiamo tagliato e piallato l'altra volta, abbiamo i due pezzi che sono 84, li andremo a tagliare ad 80, poi abbiamo i quattro montanti verticali, le quattro gambe ragazzi, che sono 88, le dobbiamo andare a tagliare a 85, e poi abbiamo questi due pezzi lunghi dove dobbiamo far uscire quattro pezzi da 50 centimetri. Quindi ora accendiamo il carrello della nostra combinata e andiamo a tagliare i pezzi di misura. Allora ragazzi, come procederemo? Procederemo innanzitutto intestando da un lato il pezzo, poi lo gireremo, marcheremo 80 centimetri, metteremo lo scontro a misura e andremo a tagliare i due pezzi da 80. Lo stesso lavoro che faremo su questi, faremo lo stesso lavoro per i pezzi da 85 e per i pezzi da 50. Procediamo. Ragazzi, abbiamo tagliato tutto tranne questi due pezzi qua che poi ora andremo a vedere. Ora iniziamo e prendiamo il pezzo da 80, dobbiamo andare a tracciarci le due femmine. Quindi prendiamo i due pezzi da 80, li mettiamo insieme a filo e li blocchiamo con una morsa. Prendo un pezzettino di scarto, ragazzi, marco 10 centimetri da un lato e 10 centimetri dall'altro, squadretta, tracciamo i due segni, posizioniamo il nostro montante in coltello sul segno e tracciamo il lato interno. Ora poi qua al centro andremo a fare il primo incastro. Quindi ragazzi, abbiamo tracciato
i due segni dei due montanti che andranno poi messi in questa posizione qua. Ora cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo andare a tagliare il traverso sotto, non l'abbiamo ancora tagliato, quindi noi, facendo fuori i passanti, prendiamo la misura col metro, ci mettiamo a filo esterno del nostro segno da un lato, guardiamo la misura, in questo caso è 60 centimetri, quindi i due pezzi che non abbiamo ancora tagliato li andremo a fare esattamente 60 centimetri. Procediamo. Ragazzi, come detto, abbiamo tagliato il nostro traverso inferiore esattamente preciso esternamente da segno a segno esterno. Andiamo avanti. Quindi, ragazzi, ora cosa dobbiamo fare? Supponiamo che questa sia già incastrata qua. Speriamo che non mi cada. Questa sia già incastrata qua. Noi dobbiamo andare ora, non ci sta, a incastrare il traverso da 60 esattamente a circa 30 centimetri da sotto. Andiamo a vedere. Quindi, ragazzi, cosa facciamo a questo punto? Prendiamo le quattro gambe, le uniamo insieme con una squadra, ce le mettiamo a filo da una parte e, come in precedenza, andiamo a bloccare tutte le nostre quattro gambe o montanti con una morsa. Allora, ragazzi, questo è il lato alto dove abbiamo marcato le nostre femmine, poi questi andranno uno qua e un'altra gamba andrà qua. Dalla parte di sotto, dove poi andremo a fissare i pezzi da 50 centimetri a 20 centimetri dal basso, tracciamo un segno, marchiamo con una squadra e andiamo, sempre con il nostro tacco, che sono tutti uguali, invece di metterlo con la faccia più larga, lo giriamo con la faccia più stretta, ce lo teniamo sul segno e tracciamo il nostro spessore. Qua faremo l'altra femmina e la faremo ovviamente per questo verso. Ora andiamo a vedere come marcare l'ultima femmina sulle nostre gambe. Quindi, ragazzi, ricapitoliamo: traverso superiore abbiamo fatto i due segni inferiori, questo si incasserà qua dentro, questo col segno si incasserà qua dentro e il traverso si incasserà esattamente uscendo fuori sul montante da una parte e dall'altra andrà ovviamente a costruire il nostro cavalletto. Ora mancano ancora le basi, che ora andiamo a vedere. Allora, ragazzi, in poche parole, questo è il traverso inferiore, quello che tiene parallelo il mio cavalletto, poi qua sopra avrò il traverso superiore, che è quello che spunta di 10 centimetri, che sarebbe questo, in questa posizione qua, ok? Questo sarà il traverso superiore e questo sarà il traverso inferiore, che ovviamente andrà a filo esterno da questa parte di qua e dall'altra parte. Quindi ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo più tracciarci il piede. Il piede, essendo che il traverso va in questa posizione, il piede lo andremo a mettere centrato sul 50 centimetri, perfettamente al centro col sistema che abbiamo adoperato prima. Quindi bloccheremo i quattro piedi insieme con la squadra a filo da una parte, tracceremo perfettamente al centro il nostro incastro. Procediamo. Quindi ora ho bloccato con due morse, ragazzi, perché devo andare a lavorare al centro. Abbiamo detto che il montante va messo in questa posizione, quindi poso il mio tacco sul segno che ho tracciato
e traccio l'altro lato. Quindi questo incastro, essendo che andremo a incastrare la gamba in questo verso, lo faremo anch'esso per questo verso qua. Allora ragazzi, ora dobbiamo andare a fare la mortasa sulla femmina, le chiamiamo la femmina, sui nostri pezzi. Per fare questo io monterò una punta, questa è da 14, monteremo una punta da 16 per mortasa. La mortasa io uso queste punte perché? Perché hanno questi tagli. Questi tagli cosa servono ragazzi? Servono per scaricare meglio il trucciolo che andremo a fare quando faremo l'asola, il foro. Andiamo a montare la punta da 16 e andiamo a vedere come fare le osche. Allora ragazzi, come detto, dobbiamo andare a fare le asole, ok? Quindi ci vuole un pressino. Nella nostra mortasa abbiamo un pressino che serve per tenere il pezzo fermo a misura, in modo che il pezzo, quando andremo a fare il foro, non faccia nessun movimento. Quindi blocchiamo col pressino il nostro pezzo. Poi abbiamo due manovelle, una che fa destra e sinistra, una che va dentro e fuori. Quindi partiremo, poi in un altro tutorial vi spiegherò come centrare bene la nostra mortasa, la nostra punta, sullo spessore dei pezzi che dobbiamo andare a forare. C'è un trucchetto. Andremo a fare l'asola precisa da segno a segno. Procediamo. Abbiamo fatto le quattro osche, poi vi farò vedere in un altro video come centrarla precisa, ok? Non corriamo, andiamo con calma. Ora, con lo stesso sistema che ho fatto le osche dei piedi, come ripeto, poi il piede andrà incassato in questa posizione qua, vado a fare tutte le altre femmine sulle gambe e sui traversi, che sono questi due qua, sui traversi superiori. Procediamo.
occhio a tutte le nostre femmine. Andiamo avanti. Allora ragazzi, ora dobbiamo andare a creare i nostri maschi. Come facciamo a creare i nostri maschi? Allora, posiamo un tacco a filo del nostro pezzo che vogliamo andare a incastrare, ci poggiamo il nostro pezzo che dobbiamo andare a creare il nostro maschio, con una matita tracciamo il filo preciso del nostro maschio e andiamo a posizionare la lama della nostra combinata esattamente a questa altezza. Iniziamo da qua. Allora ragazzi, abbiamo posizionato la nostra lama che arriva anche mezzo millimetro in più del nostro segno, per essere tranquilli che quando andremo a fare il maschio sia perfetto. Quindi lama a misura del nostro taglio. Ora ragazzi, dobbiamo andare a incastrare il nostro maschio esattamente a filo di sotto, quindi dovremo regolare la nostra combinata che faccia un taglio esattamente di questa larghezza. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, dobbiamo posizionare la nostra guida in modo e maniera che il mio montante arrivi a essere perfettamente a filo con l'esterno della mia lama. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mio pezzo, posandolo alla guida, deve rimanere a filo sul lato esterno perfettamente con la mia lama. A questo punto siamo sicuri di fare lo spessore esatto del nostro maschio, quindi i denti sul lato esterno della mia lama sono perfettamente a filo col mio traverso superiore. Allora ragazzi, fatte con le due regolazioni, siamo pronti per andare a fare i due tagli che poi si chiamano rasamenti, i due rasamenti per andare poi a creare il nostro maschio. Le mie gambe sono pronte quasi ad accogliere il nostro maschio. Ora poi dovremo andare a fare il taglio per l'altro verso, ma ora facciamo questo lavoro su tutti gli altri pezzi. Ragazzi, abbiamo fatto tutti i tagli, i rasamenti, quindi posizioniamo il nostro montante a filo, andiamo leggermente indietro in modo che spunti la nostra femmina, ci tracciamo con una matita il filo esatto di dove arriva la nostra femmina e andiamo a fare i due tagli sulla nostra sega a nastro.
abbiamo fatto tutti i nostri tenoni. Poi nel prossimo video andremo a vedere come metterli insieme. L'incastro è perfettamente preciso, come possiamo notare entra perfettamente nella nostra femmina, come entra perfettamente nella nostra femmina anche l'incastro inferiore. Vedete, è bello preciso e di conseguenza entra preciso anche il nostro incastro del nostro traverso inferiore. Quindi ora abbiamo fatto tutti i nostri pezzi, questo andrà montato in questa maniera qua, questo andrà qua dentro, che dobbiamo ancora finire i nostri incastri, questo si andrà a infilare ovviamente qua e il nostro traverso ovviamente poi si andrà a infilare internamente preciso sotto. Poi qua andranno ovviamente incastrati i due piedi e il cavalletto inizia a prendere forma. Io non voglio correre per farvi capire bene le cose, quindi ci siamo occupati della squadratura dei pezzi, ci siamo occupati delle tenoni, delle osche. Ora poi nel prossimo video andremo a finire definitivamente il nostro paio di cavalletti. Quindi per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima per finire il primo progetto leggermente più importante del nostro canale. Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla scuola di falegnameria. Un saluto a tutti da Impariamo e Ripariamo.